Veniamo ora a parlare di Regione Lombardia in particolare. Apriamo una pagina dedicata alle realtà produttive della regione che si vogliono salvaguardare da quella che è una crisi che sta mettendo in ginocchio diverse aziende. Cominciamo da quanto ha proposto il consigliere Angelo Ciocca in materia di esenzione dal bollo per i ciclomotori costruiti in Lombardia. Sentiamo. Angelo Ciocca, Presidente della Commissione Attività Produttive, nell'ambito di questa Commissione lei ha avanzato una proposta che ora dovrà essere approvata in Commissione Bilancio anche dal Consiglio, che riguarda agevolazioni o comunque esenzioni per i cittadini che comprano un ciclomotore lombardo. L'idea è davvero quella di iniziare a dare un segnale per alleggerire i bilanci delle famiglie, quindi ridurre la tassazione in Regione Lombardia. Da un lato, appunto, si va a ridurre una tassa, dall'altro si vuole stimolare gli imprenditori a costruire prodotti, in questo caso motoveicoli, ci auguriamo anche di produrre, di ritornare a produrre nel breve anche autoveicoli. Ecco, l'obiettivo è quello di premiare quegli imprenditori che vengono a produrre in Lombardia, cioè il fatto in Lombardia deve avere un vantaggio, deve avere un'attenzione. Questa attenzione la vogliamo rivolgere da un lato al bilancio familiare con l'esenzione del bollo, dall'altro lato agli imprenditori che, stimolati dal mercato, stimolati dall'acquisto dei lombardi, possono appunto investire in Lombardia e non disinvestire come è stato fatto in passato e portare le nostre aziende in altri paesi del mondo. Un disincentivo alla delocalizzazione, poi questo è uno dei due emendamenti presentati da lei, poi ce n'è un altro che riguarda invece la sostenibilità delle aziende a chilometro zero. Sì, anche questo è un provvedimento importante. Ci siamo chiesti quanto può essere utile e di valore il fatto che l'azienda che offre un servizio, che esegue un lavoro, sia vicino al cantiere, sia vicino all'opera, quindi questo chilometro zero non solo del prodotto ma anche del lavoro, del servizio. E questo è estremamente importante anche sulla qualità della vita dei lavoratori, perché più il lavoratore è vicino al posto di lavoro, quindi al cantiere o alla prestazione del servizio, e più il lavoratore è tranquillo e sereno, quindi messo anche in condizione di esercitare in sicurezza. Abbiamo detto che ci deve essere un fattore nelle gare pubbliche dove la prossimità dell'azienda deve poter essere un vantaggio, questo per tenere il lavoro sul territorio, per fare in modo che la ricchezza data aziende del territorio possa avere poi ricadute sul nostro territorio e nella fattispecie in Lombardia.